tutta la verità sull'importanza del pene. Quindi la grande domanda è: ma la dimensione del pene è realmente importante? Adesso andiamo a vedere perché mi piacerebbe trattare sia la dimensione del pene da eretto, ma anche da floscio, perché in verità genera diversi problemi e ansie anche la misura da quando appunto il pene è floscio. Infatti molti uomini vivono come un senso di inferiorità appunto la dimensione del loro pene, non solo da eretto, ma anche da floscio, anche perché la maggior parte dei paragoni si fanno soprattutto no, in palestra, per chi fa attività sportive negli spogliatoi, quindi da lì ci si paragona. E poi per quanto riguarda quando viene l'erezione, di più il paragone avviene quando? Guardando i video porno. Quindi da lì si creano tutta una serie di complessi. Allora, vi dico già dall'inizio che la dimensione del pene sia importante, ma non è importante come la state pensando. La prima cosa, non si può sapere la lunghezza e cioè, la dimensione del pene quando è floscio, perché ci sono principalmente, prima di tutto, due tipi di tipologie di pene da floscio, cioè c'è il pene cosiddetto shower e il pene grower. Cosa significa? Che ci sono dei peni che sono grandi quando sono a riposo, però quando raggiungono l'erezione non crescono più di tanto. Questi sono i cosiddetti shower. Quindi magari uno può avere anche un pene da floscio di 10-13 cm e poi quando raggiunge l'erezione non cambia tanto, rimane quindi in questo range di centimetri. Poi e quindi molte volte gli uomini shower, diciamo, sono più orgogliosi da una parte di mostrare il loro pene, perché da una parte c'è questa credenza che un uomo con il pene grande è superiore. Questa è una cazzata totale, perché in verità si comprende la grandezza di un uomo non dalla dimensione del suo pene, che non dà nessun indicatore sul suo carattere, sulla sua forza di volontà, sul coraggio, sulla sua capacità di amare, sul suo intelletto, sulla capacità di connettersi, sulla sua capacità di creare uno spazio per fare l'amore o per portare anche dare piacere, per esempio, al partner. Poi ci sono appunto i cosiddetti peni grower. Cosa vuol dire? Sono dei peni che crescono in erezione tantissimo, possono crescere fino a 7 volte tanto la loro dimensione. Quindi capite bene che non è possibile sapere la dimensione di un pene in erezione se non si vede in erezione. Per gli uomini che magari, soprattutto i peni no grower, quindi quelli che crescono tanto quando hanno un'erezione, normalmente si possono più vergognare magari quando appunto sono in un contesto sociale. Quindi ragazzi, abbandoniamo tutte queste cazzate e ricordiamoci che non è possibile quindi vedere la grandezza di un pene appunto eretto, non si può neanche pensare da quando è floscio, ok? Perché sono dei peni appunto che magari sono piccoli, esteticamente piccoli, che però dopo crescono tantissimo, quindi non solo duplicano, diventano 7 volte più grandi. Quindi come dire, di riconoscere questo dipende dai corpi cavernosi del pene, no? Quindi dall'afflusso di sangue, poi appunto entra nel pene, dalla capacità elastica, diciamo appunto, di questi piccoli sacchettini che abbiamo nel corpo cavernoso del pene, che appunto si riempiono di sangue e permettono poi l'erezione. Andiamo a vedere un'altra cosa molto importante, che è quindi la misura del pene quando è in erezione. Si pensa che il pene grosso sia il migliore di tutti, ed è quello che tutte le donne desiderano il pene grosso, e se non ho un pene grosso non sono abbastanza forte, sessuale, potente, le donne mi potranno dire che non le ho fatte godere, e un sacco di minchiate. C'è una cosa che la media, in verità, mondiale si attesta tra i 12 e i 13 cm, ok? Quindi devo dire che siete nella media, se avete un pene di 13 cm eretto, è completamente nella media. I peni che si vedono quindi nei video porno sono di persone che sono dotate, hanno un grande pene, scelti quindi per girare video pornografici, perché ovviamente si basa tutto sull'estetica, sul far vedere qualcosa. Partiamo quindi dal presupposto che avere un pene grande non significa far godere un'altra persona. Essere sessuale, essere sexy, no, non significa niente di tutto ciò, o essere più maschi o migliori di altri, no, assolutamente no. Perché infatti vi voglio portare qui una visione, che è la visione tantrica, che, e non è solo tantrica, arriva da diverse culture, anche dal Kodushka, dalla sessualità sacra, dal taoismo, che esistono diverse misure di pene e esistono diverse misure di vagina.
Quindi la cosa più importante, ragazzi, è trovare l'incastro giusto. Questo perché? Perché ci saranno donne che vorranno il pene grande, sì, e ci saranno donne che non vogliono il pene grande. Questo perché? Perché dipende dalla misura e dalla grandezza della loro stessa vagina, perché la vagina è un organo elastico con la sua grandezza. Quindi ci sono vagine che sono già grandi di per sé, quindi hanno bisogno, sono lunghe e larghe. Quindi hanno bisogno di un pene lungo e largo per essere stimolate. Poi ci sono vagine che sono più piccole, quindi possono essere strette e corte. Quindi un pene grosso con un certo tipo di vagina non dà una stimolazione adeguata alla vagina, ma neanche il pene riceve la sua stimolazione adeguata. Quindi il punto è incontrare l'incastro buono, perfetto se si vuole, però lasciamo stare la perfezione, un buon incastro fra il pene e la vagina, ok? Perché è un mito che il pene grosso appunto può generare sempre piacere. No, assolutamente, ci sono donne che insistono che la cosa migliore è il pene grosso, chiaro, avranno una dimensione interna che vorranno il pene grosso per essere stimolate. Il punto è importante l'incastro non solo per la donna, ma anche per l'uomo, perché avere un buon incastro permette anche di essere comodi nel sesso, quindi di poter fare anche diverse posizioni. Se no, altrimenti, l'uomo può non ricevere una buona stimolazione del pene e anche la donna può sentirsi scomoda in certe posizioni. Oppure non ci si può sentirsi liberi di muoversi come si vuole, appunto per penetrare, perché magari la dimensione della vagina non è abbastanza grande. E quindi bisogna muoversi con cautela e con molta prudenza. Quindi, ragazzi, leviamoci dalla testa questa cosa delle dimensioni di tutte le cazzate che il porno e una società ignorante ci continua a passare. Quindi, per i tantrici ci sono cinque forme di vagina e cinque forme di pene. E quindi queste forme cambiano a seconda della lunghezza, del grossore, della profondità. Ci sono quindi peni più corti e sottili, ci sono peni più lunghi e sottili, ci sono peni di dimensione, diciamo, normale e grossi, e ci sono peni lunghi e grossi. E poi c'è il quinto pene, diciamo, che è una misura, diciamo, media, quindi che si può adattare a tutte le vagine. Ok? La stessa cosa per le vagine, quindi sono vagine corte e sottili. Ci sono vagine lunghe e strette, ci sono vagine corte, diciamo, non tanto profonde, però molto grandi, larghe, e poi ci sono vagine lunghe e grandi, ok? E poi c'è una quinta vagina che si può adattare quindi ai vari tipi di pene.